Quante volte mi avete sentito dire che la programmazione è un ambito in cui si impara in continuazione, un ambito in cui siamo continuamente al di fuori della nostra comfort zone? E anche quante volte vi ho detto che la programmazione non è esclusivamente programmazione web? Questo è quello che vedrete oggi in questo video, un video in cui il protagonista non sarò io, sarà Francesco, ovvero un allievo di Tomorrow Devs, che fin dal primo giorno in cui è entrato a far parte del progetto si è messo in gioco. Si è sempre dimostrato senza paura, ha sempre cercato di andare oltre quelle che fossero le sue reali conoscenze e capacità per imparare sempre qualcosa di nuovo. E quello che vedete oggi è un contenuto che lui ha realizzato su suggerimento di uno dei nostri mentor, ovvero Gabriele Santomaggio, per parlare di una tematica molto particolare che riguarda proprio le basi della programmazione, ovvero i puntatori in C, nel linguaggio C. Quello che vedrete chiaramente non è una lezione tecnica tenuta da qualcuno con grandissime esperienze in materia, quindi non prendetela come una lezione fatta da qualcuno che debba per forza insegnare qualcosa. Si tratta più che altro di un'attività formativa. Infatti quello che è stato fatto è prendere una tematica e cercare di comprenderla per poterla spiegare ad un'altra persona. Questa è quella che in parte è anche l'attività di public speaking. Quindi quello che ci portiamo a casa da questa tipologia di contenuto e di attività sono due cose fondamentali: imparare per spiegare a qualcun altro e la capacità di parlare in pubblico. Queste sono doti che Francesco veramente ha dimostrato in maniera impeccabile, al netto di anche qualche inesattezza che può avere detto tranquillamente, ma ci sta in un percorso formativo, però veramente ha dimostrato di sapersi veramente mettere in gioco. Una cosa che ci tengo importantissima da sottolineare per dare ulteriore validità a quello che state per vedere è il fatto che Francesco non ha mai scritto una riga di codice in C. Ha fatto tutto il percorso, diciamo, di apprendimento base partendo da zero in Tomorrow Devs in Python, quindi lui ha iniziato con Python. Una volta acquisite quelle competenze, lo abbiamo in qualche modo spinto a vedere anche altri ambiti, anche altri linguaggi. Non ha mai avuto paura. Ha visto Node.js, ha visto C, ha visto Haskell, ha visto Go, ha visto veramente un sacco di cose. Non ha mai avuto paura. E quello che vedete è frutto di questa flessibilità che è venuta fuori col tempo. Quindi questo dà ulteriore forza, dal mio punto di vista, e valore a quello che state per andare a vedere. Quindi io vi lascio al contenuto, godetevelo, noi ci rivediamo alla fine. Un piccolo esempio di array scritto in C: questo int a di 4 significa 4 valori all'interno dell'array, questi sono gli indici 0, 1, 2 e 3, e queste sono le allocazioni di memoria di riferimento dei valori dell'array, quindi questi ovviamente sono dei numeri di esempio. Heap memory location, perché questi valori sono allocati nella heap. Ora, dichiarando un puntatore, anzi due puntatori P e Q, questi puntatori P e Q punteranno a di 0, quindi P punterà alla allocazione di memoria 90 e Q punterà alla allocazione di memoria 96, quindi con i rispettivi valori. Andando a fare un'operazione, una delle operazioni base, diciamo, sui puntatori, quindi P++, quindi l'incremento del puntatore, se fosse un integer aumenterebbe di 1, mentre nel caso del puntatore in realtà in questo caso passa di una posizione all'interno dell'array, quindi dalla posizione 90 passa alla posizione 92, quindi corrisponderà al valore 666. Facciamo un attimo un passo indietro: perché 90, 92, 94 e 96? Ogni posizione occupa 2 byte, quindi nel caso specifico, per esempio nel caso della locazione 90, occuperà il byte 90 e il byte 91. Il motivo qual è? Il motivo è perché si tratta di un array di int, e l'int in questo caso, ho preso questo schemino che ho preso da Google con quanto spazio occupano le varie strutture dati, occupa una dimensione diversa.
Quindi nel caso degli int occupano 2 byte, in questo schemino in realtà è molto più approfondito, scende fino agli short, long int, eccetera, eccetera, ma diciamo nel caso dell'esempio si tratta di int che occupano 2 byte in maniera generica. A volte diciamo cambia in base a come sono implementati, a come sono implementate le strutture dati. Nel caso di questo esempio l'int occupa 2 byte. Quindi 90 e 91, poi al 92 c'è l'elemento successivo. Andiamo a vedere nel caso di Q-. Q-, si tratta di un decremento del puntatore, quindi da 96 passa all'elemento 94. Quindi di fatto non si decrementa il valore all'interno dell'elemento, ma si sposta di posizione. Altro esempio di operazione P più 2 o Q meno 2, in realtà in questo caso si sta chiedendo sempre non di lavorare sul valore all'interno dell'array, ma sulla posizione, quindi materialmente il puntatore si sposterà anziché puntare alla posizione 96, scusate, anziché puntare alla posizione 90, punterà al 94 perché più 2 significa spostati di 2 posizioni. Stessa cosa vale per la Q, dal 96 si sposta al 92 con il relativo valore che c'è all'interno. L'operazione un po' più, diciamo, complicata è la diff, quella che io ho chiamato diff in realtà, cioè sarebbe una semplice sottrazione dei due puntatori, quindi Q meno P. In questo caso cosa significa? In realtà significa calcolami la distanza fra i due contatori e restituiscimi di quanto distano. Quindi significa Q meno P in questo caso dovrebbe essere 96 meno 90, dovrebbe fare 6, secondo questa formula, diviso size of data. In che senso? Nel caso di specie si tratta di int, quindi occupano 2 bytes, 6 diviso 2 fa 3. Difatti i due puntatori sono distanti di 3 posizioni, 1, 2 e 3, dal 90 per arrivare al 96. Se fosse stato un float, un double, si sarebbe diviso per quella cifra, per quella unità, in base a quanto spazio occupano. Ci sono poi delle operazioni che non hanno senso sui puntatori e quindi non si possono fare, tipo la somma o la moltiplicazione di puntatori. Ultima parte dello schemino, le operazioni diciamo più particolari su questi puntatori. Quindi in questo caso, per esempio, come si legge l'operazione n uguale a asterisco più più p? Intanto si legge da destra verso sinistra per capire con quale priorità vengono eseguiti. In questo caso, per esempio, il puntatore viene incrementato di 1, quindi non il valore a cui punta il puntatore, scusando il gioco di parole, ma la posizione, quindi lui si sposta di 1 e poi lo assegna alla variabile n. Quindi da 90 si sposterà a 92, quindi n varrà 666. Quest'altra notazione invece cosa significa? In questo caso lui prima accede alla locazione di memoria e poi effettua l'incremento, quindi rimarrà sulla stessa locazione di memoria, quindi sul 90, e incrementerà il suo contenuto di 1, quindi da 109 diventa 110. Quest'altra notazione invece significa, siamo sempre lì, prima da destra e poi da sinistra, quindi accede, incrementa di, prima si sposta, scusate, prima incrementa di 1 e poi si sposta alla successiva locazione di memoria. Quindi n varrà 109, quindi lui prima gli passa il valore, poi si sposta alla posizione successiva. Questo cosa significa? Che la prossima volta che verrà richiamato P, in realtà sarà già alla posizione 92. L'ultima notazione un po' più particolare, in realtà è soltanto un altro modo per scrivere quella che abbiamo già visto. Quindi questo è quanto. Eccoci di nuovo qua. Ringraziamo quindi Francesco per averci spiegato la tematica dei puntatori in C. Come vi dicevo prima, Francesco non aveva una base di conoscenza di questo tipo, non aveva conoscenza anche del linguaggio C prima di affrontare queste tematiche, quindi tanto di cappello. Quello
quello che avete visto è una delle tante attività che facciamo fare alle persone all'interno di Tomorrow Devs per spingerli nell'apprendere qualcosa di veramente valido che possa avere effettivamente efficacia nel loro futuro. Quindi quello che avete visto è solo una delle tante piccole attività che facciamo fare alle persone. Spero che quindi vi sia piaciuto, che vi abbia anche in qualche modo incuriosito verso quello che facciamo. Vi ricordo anche, per chi non lo sapesse ancora, che se siete interessati a un percorso di mentorship, esiste realmente il percorso di mentorship proprio di Tomorrow Devs, indirizzato a junior, cioè persone che partono realmente da zero, persone che vogliono fare upskill e anche persone che sono interessate a semplicemente delle mentorship on demand. Vi ringrazio per aver seguito questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, se avete commenti scriveteli nel box sotto il video, potete iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche di nuovi video, entrare a far parte della community su Telegram, seguirmi su Instagram e basta, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!